sempre questa decorazione costituita dall'alternanza di puntini e di triangolini, sempre dello stesso colore, ossia bruno, nero e bianco. Queste due sono le uniche due opere Uhlin presenti al Museo delle Culture. Quella di sinistra veniva esposta, come succedeva nel caso dei Malangan, all'interno dell'apposita struttura espositiva in occasione del rito, mentre quella di destra veniva posta come cuspide sulla sommità di una capanna di forma conica, anch'essa costruita in fibre vegetali, che era destinata anch'essa al rito Uhlin. La scultura che vedete qui rappresentata raffigura una divinità propiziatrice della pioggia, che proviene anch'essa dall'area centrale dell'isola, così come gli Uli. Con gli Uli ha infatti co in comune la compresenza degli attributi femminili e maschili, che in questo caso fa riferimento alla fertilità. Infatti, la pioggia sull'isola era vista come una dispensatrice di fertilità. L'isola al suo interno è costituita da una parte da un entroterra montagnoso e dalle coste, ha dunque una grande varietà da un punto di vista naturale e paesaggistico. E la pioggia era molto importante in quanto permetteva di avere dei buoni raccolti e dunque di sfamare la popolazione. La pioggia era dunque vista come fonte di vita. La compresenza di questi attributi può fare riferimento alla fertilità, al voler dispensare fertilità e far venire appunto la pioggia per avere dei buoni raccolti. L'interessante di quest'opera è notare il fatto che non è un'opera monoxila, ma è costituita da un corpo monoxilo, dipinto di rosso, bianco e nero, e da una testa costituita da un teschio umano, rimodellato con la cera d'api, interamente cosparso di calce e in seguito poi dipinto con i colori naturali. La capigliatura era data da un intreccio di fibre vegetali. Il nome di quest'opera è Malangan Megatampirivit, che tradotto letteralmente significa accostamento che incute paura. Ciò è visibile probabilmente sia nel fatto che comunque la testa è costituita da un teschio umano, ma proprio anche nella grandezza delle orbite, degli occhi, e nella smorfia, nel sorriso che sembra una sorta di smorfia dell'individuo. Quest'opera veniva esposta così anche all'interno dei riti di fertilità sull'isola della Nuova Irlanda, ma c'è comunque un'incognita, in quanto le due opere sono state assemblate negli anni 20 al Museo Linden di Stuttgart, da parte di Augustin Kremer. Non si sa dunque se le due parti fossero veramente parte di un'unica opera o se magari facevano parte di due opere differenti. Veniamo ora alle maschere. Le tipologie di maschere presenti nella Nuova Irlanda sono davvero moltissime ed è dunque possibile parlare di riassumerle, diciamo, è assolutamente possibile. Ho deciso quindi di parlarvi della maschera Tatanua. Come vedete, la tavola esposta orizzontalmente raffigura una serie di quattro maschere Tatanua, scolpite a bassorilievo e interamente dipinte, che raffigura praticamente l'opera a riposo. Infatti, una differenza tra le maschere e le sculture Malangan era il fatto che le maschere, al termine del rito, diciamo, non venivano distrutte, ma venivano messe all'interno della casa delle maschere, si chiamava proprio così, su degli scaffali per poi essere riprese, eventualmente ridipinte e riutilizzate. Vedete qui un dettaglio della tavola. Questa tavola costituiva anch'essa un Malangan e serviva a rivestire le pareti di una casa molto importante all'interno del rito Malangan. Molte erano infatti anche le tavole che venivano utilizzate per rivestire magari internamente le pareti del recinto, che aveva lo scopo di celare alla vista delle donne e dei non iniziati la fabbricazione dell'opera e anche lo svolgimento del rito stesso. Vedete poi sulla destra
un esempio concreto di una maschera Tatanua che è caratterizzata da una grande polimatericità. Vedete infatti il viso è monoxilo, così come in tutte le sculture Malaga, e riprende un po' anche i tratti tipici delle sculture Malaga, ossia questa bocca larga, il naso piatto con narici prominenti, che fanno riferimento agli attributi delle persone che abitavano appunto la Nuova Irlanda. Questa ampia acconciatura è invece costituita da, può essere costituita da calotte da gusci di noci di cocco, da stoffa, da carta, da fibre vegetali, da moltissimi materiali che volevano appunto rendere questa idea di volume, e l'acconciatura si rifaceva a quella che assumevano gli individui di sesso maschile in occasione appunto dei riti funerari, ossia si dipingevano in questo modo la testa e si rasavano i lati del capo tenendo solo questa cresta sulla sommità. Il nome Tatanua contiene al suo interno il termine Tanua, che indica anima. Effettivamente questa maschera, che era utilizzata appunto durante il rito Malangan per impersonare il defunto, significa appunto, il termine Tanua significa appunto anima, e quindi la maschera raffigurava appunto l'anima del defunto. Veniamo ora alla tipologia dei fregi. Moltissimi sono le tipologie di fregio che possono essere orizzontali, verticali, simmetriche o asimmetriche. Qui ho deciso di mostrarvi un fregio verticale, denominato localmente Eikwa, sulla sinistra. Era un fregio costituito da più figure antropomorfe, una sull'altra, suddivise una dall'altra da dei frammenti identici, che erano chiamati localmente coltibor, che significa ventre del maiale. In questo caso la definizione sta a pennello, in quanto, come vedete, la base della scultura era costituita dalla testa di un maiale. Come vi ho detto, il maiale era uno dei diversi elementi zoomorfi che erano raffigurati nelle sculture Malangan, e questi elementi di suddivisione, i coltibor, erano costituiti qui da alcune vertebre della spina dorsale appunto del maiale. Il fregio al centro è invece un fregio Selagot, che abbiamo già visto quando parlavamo degli elementi zoomorfi rappresentati nelle sculture. In questo caso si tratta di un fregio interamente rappresentato da elementi zoomorfi, e vedi appunto la lotta, diciamo, tra il serpente e l'uccello. C'è l'uccello che afferra il serpente con un becco. Ciò può essere visto o come una lotta delle categorie cosmiche, ossia la terra impersonata dal serpente e l'aria impersonata dall'uccello, o come una lotta tra i diversi clan, nel caso in cui questi animali sono identificati come emblemi clanici. Sulla destra avete un'immagine che mostra la modalità espositiva del fregio Selagot, che veniva originariamente esposto sulla sommità del copricapo di una singola figura antropomorfa, che rappresentava appunto il defunto. Dopodiché, col passare del tempo, quest'opera ha acquisito una propria autonomia e veniva dunque esposta su di un semplice bastone che veniva conficcato nel terreno. Vi parlo ora di un fregio orizzontale che presenta una marcata simmetria centrale. È il fregio chiamato localmente Valik. Questo fregio rappresenta anch'esso quattro personaggi defunti, intercalati uno dall'altro dalla presenza centrale di un foro, che come vedremo è molto importante durante l'esposizione dell'opera, e dalla presenza di elementi zoomorfi, anch'essi distribuiti in modo simmetrico. In questo caso sono dei serpenti e degli uccelli fregata. Gli uccelli fregata sono riconoscibili dalla classica coda con le due estremità laterali a punta. Il foro, come detto, era molto importante in questo fregio, in quanto questo fregio veniva esposto su due bastoni conficcati nel terreno, le cui due estremità superiori erano biforcate per poter sostenere il fregio. E in questo foro si susseguivano i volti di diverse persone che avevano il compito di declamare le virtù
degli antenati e dei defunti presenti sul